Un colpo. Ma dal video? Sì, dal video sì. Mario, dal video. Ma dal video vedete... Non dalla testimonianza. Ma voi vedete dal video che io do un cazzotto sull'occhio e quello. Dal video il procuratore siete federale... bravi a farmi vedere che io do un cazzotto. Ma infatti ti difenderai. No, non so se farmi vedere. Ma scusa, questa non è la sede per... No, è siccome vanno... Io penso, ancora Maurino, non per voi. La stampa, voi... Beh, no, vabbè, è una cosa antipatica però. Perché io è giusto che paghi quello che devo pagare, ma non che mi sia fatto. Ma qui non è che devo fare la conferenza stampa per. Appunto, no, infatti, se lo per altre cose siamo qui. Non era il caso di entrare nell'argomento, no? Tutti voi, io penso che quello che ci siamo detto, voglio dire, discutendone bene, trovando le situazioni migliori per fare il terzo anno. Io penso che nel 90%, voglio dire, se poi non vogliamo giudici arbitri italiani, prendiamo cinesi, giapponesi. No, bravo, bravo, ecco, siccome è la prima volta. Puoi sempre fare una giuria internazionale. Ma io preferisco farla per visto. Puoi sempre nel tuo diritto chiederla. Certo. Sarà poi sull'Aiman a designarla, ma quali sono i tempi? Pure raggi, no? I tempi del Beh, è chiaro che come dice Salvatore deve parlare con le due parti. Devo parlare con le due parti per raggiungere un accordo. Io pian piano voglio dire, direi domani c'è la tratta di arrivata. Direi una stupidata, ok? Dopo le feste ne parliamo a portare in me, voglio dire, ingegnere intelligente. Voglio dire via, voglio dire in maniera tranquilla si risolvono tutti i problemi. Ma questo l'ho detto subito. Ma io sto parlando di questo, non voglio parlare di altro. Io ho parlato di questo e sto ribadendo questo, avvocato. Sto ribadendo questo. Sì, sì, sì. Dopo le vacanze, voglio dire. Allora io non mi permetto di conferire con te direttamente perché cioè non l'avevi detta niente. Capito, voglio dire, mi diventa antipatico quando entriamo in altri argomenti che non mi sembra né la sede giusta per poter. Allora, voglio dire, esatto. Perciò diciamo che la situazione con la polca. Chiamerò appoggio anche di Mauro, voglio dire, riusciremo. Io chiamerò sull'Aiman. Ma dopo le feste, voglio dire, non c'è nessuno, dopo il 15, dopo io vi informo che chiamerò sull'Aiman perché come lo ricordo di ieri, lo farò stasera. Chiamerò sull'Aiman e gli dirò che tu hai fatto un'ottima conferenza stampa in cui si sono affrontati vari argomenti. Hai tenuto a precisare la tua posizione e che in termini brevissimi il tuo manager formalizzerà una richiesta di rivincita e cercherà nel frattempo di raggiungere un accordo trattativa privata affinché il match, il terzo match, la famosa trilogia di cui mi parlai potrà avere. Questo è quello che avverrà e ovviamente ci terrò ulteriormente a precisare a Sulana anche oggi che il comportamento sia tuo che quello di Giacobbe è stato dal punto di vista esemplare. da incorniciare no, perché poi sfugge l'argomento che più interessa al pubblico. No, ma con Giacobbe è anche l'antidoping, insomma, di tutto abbiamo parlato, la sportività e l'amicizia che c'è tra me e lui, quello che ci ho tenuto, che ho ma al di là della vittoria della prima pubblica. Durante e dopo, cioè perché il dopo anche il prima sembrano essere stati sottovalutati, invece le tre fasi sono state fondamentali affinché il pubblico abbia gradito un comportamento da parte che non è facile, soprattutto nella tua condizione, quando se sei avvicinato a me e mi hai sussurrato qualche frase, non era assolutamente, te lo posso, io ripeto, non abbiamo mai ricevuto alcuna minaccia diretta da nessuno, sono state le forze dell'ordine a consigliare di muoversi in quel motivo, ma noi, soprattutto, ma io se avessi dovuto in quel momento pensare a una reazione al di fuori, diciamo così, dei canoni sportivi, me la sarei sinceramente aspettata maggiormente da te che dagli altri, no? Perché eri il primo a sentirti ferito, no? E questo non è accaduto, merito tu, io questo lo voglio sottolineare in questa sede. Sento una cosa soltanto, io non c'entro niente, lo voglio dire perché
Infatti l'altro non mi avrei niente. Una cosa, quando ho visto il suo primo combattimento, il telecronista che prima tu hai detto, alla fine, quando hanno contato i punti, lui aveva 3 punti in più. Allora lui ha detto, com'è che Franco c'ha 3 punti in più e sì, dato pareggio? Potrebbe essere un punto a favore suo come testimonianza? No, beh, no, in quel caso è venuto che un punto è un però c'ha 3 punti in più lui. No, un pugile che stesse da una parte, non altro uno che le pari, esce fuori il pari. Io parlo, noi cerchiamo di lavorare perché tutto vada a posto e come dire, sia bello per tutti.